Benvenuti amici di Viaggio in Molise. Oggi siamo a San Giuliano del Sannio in onore della festività di San Nicola. Dopo 2 anni di pandemia tornano a sfilare i fucilieri di San Nicola. I fucilieri sfilano in capo alla processione sparando in alto colpi a salve con i loro fucili ad avancarica in segno di giubilo. Ma scopriamo bene insieme le origini di questa tradizione. Fucilieri di San Nicola, non solo uomini ma anche donne. Abbiamo con noi qui Valeria. Valeria, come mai questa scelta di diventare anche tu fuciliere? Allora, innanzitutto è una tradizione molto sentita a San Giuliano, quindi mio padre e mio fratello sono fucilieri. Poi comunque ho una passione per le armi e diciamo che visto che questa tradizione è molto sentita, mi hanno inclusa in questo bel evento. Che emozione si prova durante la parata? L'emozione è indescrivibile perché comunque ti senti partecipe di una storia e un paese per il quale diamo tutto. Siamo ora qui con Umberto, vicepresidente dell'Associazione I Fucilieri di San Nicola. Umberto, spiegaci un po' le origini della tradizione di questa meravigliosa parata. La tradizione dei Fucilieri di San Nicola risale a un bel po' di tempo fa, intorno al 1700, e il vicario, l'arcivescovo dell'epoca, commissionò questa statua, che è attualmente qui, e niente, i cittadini in onore, per gioia per la presenza di questa statua, spararono dei colpi in aria per festeggiare l'evento. Una tradizione a tratti particolare, una tradizione un po' a metà tra sacro e profano, proprio perché si sparano in aria questi colpi a salve, ricordiamolo, con questi fucili particolari. Come si chiamano questi fucili e che tipo di funzionamento, spieghiamo a tutti i nostri telespettatori che cosa, come avviene? Sì, questi sono degli archibugi, sono repliche del 1860. Venivano usati per fare le guerre all'epoca, quindi sono a carica ad avancarica, quindi vengono caricati sull'alto dell'arma, poi viene utilizzata una capsula che viene messa qui e si innesca lo scoppio per l'accensione della polvere nera, quindi avviene lo sparo. Il colpo è a salve, quindi è solo rumore. Una manifestazione che richiederà sicuramente tantissimo tempo per la preparazione. Più o meno quanto tempo prima vi preparate per preparare questa manifestazione? In realtà la preparazione avviene durante tutto l'arco dell'anno, quindi i giorni della festa sono il culmine, poi dal giorno dopo della festa si ricomincia a vedere come organizzare al meglio quella dell'anno prossimo e quella che viene replicata il 10 di agosto. Ultima domanda, oggi dopo 2 anni diciamo di stop, perché comunque oggi dopo la pandemia riprende la festa a pieno regime, che emozione si è provata? Ritornare dopo 2 anni è stata una bella emozione forte, poi i ragazzi dell'associazione I Fucilieri sono accorsi numerosi, volenterosi di fare, e mi stanno dando anche una bella mano per portare avanti questa cosa, anche in assenza del nostro presidente che non c'è al momento.
qui con noi Carlo. Carlo, da quanti anni sei fuciliere? Da quando avevo 16 anni, adesso ce ne ho 72. Com'è cambiata questa tradizione nel corso degli anni? Diciamo in meglio, ci sono molti ragazzi, molti volenterosi che vogliono partecipare. A me fa tanto piacere. Hai tramandato la tradizione anche ai tuoi figli? C'è mio figlio, anche se non è presente oggi, ma mio figlio è praticante anche lui. Sempre una grande emozione. Sicuramente, è sempre qualcosa di nuovo. E siamo ora qui con il sindaco Rosario De Matteis. Dopo 2 anni di pandemia, finalmente la tradizione a pieno. È un momento particolare, perché dopo 2 anni di interruzione causa Covid, oggi si riprende una grande festa del nostro patrone San Nicola, amato dai sangiulianesi, venerato, e con la caratteristica dello sparo dei fucili che sparano a salve in onore del santo. Poi la parata dei fucilieri che ci ha resi famosi, conosciuti proprio per questo. Quindi oggi è una bella giornata, c'è una partecipazione abbastanza numerosa sia di sangiulianesi che di tanti forestieri che provengono dagli altri paesi. Adesso ci prepariamo per la processione e poi ci sarà la parata dei fucilieri. Perché almeno una volta nella vita dovrebbero vedere questa festa meravigliosa e tradizione unica? Ma certamente, l'ho detto, la caratteristica è proprio questa qua. Infatti tutti vengono per vedere soprattutto la parata dei fucilieri e gli spari in onore del santo. Abbiamo anche Carolina del Comitato Feste. Carolina, cosa c'è dietro la preparazione di questa meravigliosa tradizione? Innanzitutto ci sono mesi di lavoro in quanto cerchiamo di mantenere la tradizione così come l'abbiamo sempre fatta, rispettata e soprattutto desiderata da tutti i sangiulianesi, sia sangiulianesi che risiedono qui in Italia e all'estero. È il secondo anno che faccio parte del Comitato Feste. L'anno scorso diciamo che la parata dei fucilieri, la festa di San Nicola e la processione è venuta a mancare e quindi abbiamo allestito, come quest'anno, la messa qui in piazza con il santo patrono e abbiamo avuto un bel successo. Il tempo ci ha accompagnato, per fortuna, sia l'anno scorso che quest'anno. Speriamo sempre di fare meglio. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato con noi, e iniziando dal presidente, dall'amministrazione comunale, dal parroco, dai fucilieri e da tutti i sangiulianesi che sentono e continuano a seguire questa splendida festa. Abbiamo con noi Mario, comandante dei fucilieri di San Nicola. Che cosa significa comandare un'intera parata? Innanzitutto è un gran piacere e diciamo, è un grande orgoglio per me rappresentare un po' tutti quanti, il paese in particolare. È una festa appunto tradizionale la nostra e che si differenzia dalle altre proprio per quei spari di questi fucili a vancarica. Io partecipo a questa manifestazione dall'età di 16 anni e dal 2000 faccio il comandante della parata. Tra i fucilieri di San Nicola abbiamo detto non solo uomini, anche donne, ma anche bambini. Abbiamo qui Diego, fuciliere di San Nicola. Diego, da quanti anni fa il fuciliere? Allora, da quando avevo 3 anni, in tutto sono 9 anni che vengo a fare la presenza come mascotte. Che cosa si prova a fare il fuciliere di San Nicola e come mai hai preso questa decisione? Ho preso questa decisione di fare il fuciliere perché, essendo di qua, vorrei accompagnare anche il mio patrono e poi avendo mio papà che sin da quando ero piccolino andava a sparare. E che emozione provi? Ma diciamo, provo un'emozione molto bella perché, nonostante questi 2 anni che non si è potuta fare, potendola rifare è stata una bella emozione. Amici di Viaggio in Molise, il nostro viaggio a San Giuliano del Sagno termina qui. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le nostre puntate sul canale 11 e 18 per il Molise e l'Abruzzo. Inoltre è possibile rivedere tutte le nostre puntate anche sui canali social Facebook e YouTube. Vi aspettiamo al prossimo viaggio in Molise.